buono. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Miei cari fratelli e sorelle, celebriamo la Pasqua del Signore, la vittoria di Cristo sul male e sulla morte. Questa celebrazione, che quest'anno ha dei segni in meno a causa delle evidenti difficoltà, è cominciata con l'incensazione del cero pasquale. È Cristo il cero pasquale, è Lui la luce del mondo. La luce ha vinto le tenebre, la luce è stata più grande
del buio e della notte. Ma perché sia veramente Pasqua è necessario che ci sia l'annuncio pasquale, la lode e la gloria al Signore che ha sconfitto per sempre il peccato. Ascoltiamo. Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Giuisca la terra inondata da così grande splendore, la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Giuisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo Tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. E voi, fratelli carissimi, qui radunati, nel solare chiarezza di questa nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio Onnipotente, Egli che mi ha chiamato senza alcun merito nel numero dei Suoi ministri, irradi il Suo mirabile fulgore perché sia piena e perfetta la lode di questo cero. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre Onnipotente, e al suo unico Figlio Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condotta della colpa antica. Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero agnello che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo, dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati se Lui non ci avesse redenti. O immensità del tuo amore per noi, o inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti, dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo Creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cero, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale, che un fuoco ardente acceso in onore di Dio, pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'ape madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero offerto in onore del tuo nome per illuminare l'oscurità di questa notte risplenda di luce che mai si spegne. Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti,
fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Fratelli e sorelle carissimi, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo ora in devoto raccoglimento la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio salvò il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo perché Dio nostro Padre conduca a compimento quest'opera di salvezza incominciata con la Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Tu mandi nelle valli acque sorgive perché scorrano tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalle tue dimore tu irrighi i monti e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni
Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi, riprese, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo, rispose, eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito. Io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo: proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Preghiamo. O Dio Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni, concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri.
L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, li si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò nemmeno uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: «Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria». Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Voglio cantare al Signore, perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavalieri ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza e il mio Dio lo voglio lodare, il Dio di mio padre lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Tu lo farai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, lungo luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Preghiamo. O Dio, anche ai nostri tempi vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che facesti con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del faraone. Ora lo compia attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto. Per Cristo nostro Signore. Amen. E cari fratelli e sorelle, abbiamo
ascoltato le letture dell'Antico Testamento, non tutte, abbiamo scelto le prime tre. Ringraziamo il Signore per il dono della Sua parola e cantiamo a tutti l'Alleluia Pasquale con il canto del Gloria. Preghiamo. O Dio che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli rinnovati nel corpo e nell'anima siano sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi
possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della Sua morte, lo saremo anche a somiglianza della Sua risurrezione. Lo sappiamo. L'uomo vecchio, che è in noi, è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Alleluia, 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 alleluia. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Alleluia, 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 alleluia. La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Alleluia, alleluia, alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui,
le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Miei cari fratelli e sorelle, sembra che quest'anno la Pasqua liturgica non coincida con la Pasqua della vita reale. Sembra che quest'anno la Pasqua celebrata non coincida con la Pasqua vissuta. Del resto, arriviamo a questo giorno santo, la veglia pasquale, chiamata madre di tutte le veglie, dopo una quaresima molto particolare. 40 giorni dove l'esperienza della conversione, del primato della parola di Dio, della preghiera, dell'aiuto al prossimo, queste esperienze messe insieme sono state connotate con dei segni, o meglio, da segni nuovi, finora sconosciuti, segni non tradizionali, propedeutici alla Settimana Santa e a vivere la morte in croce del Cristo, segni diversi. Quindi a me sembra che se da un lato ce la siamo vissuti questa quaresima dopo soltanto gli inizi di vita liturgica comunitaria, ce la siamo vissuta questa quaresima nelle nostre stanze, nelle nostre case, nelle nostre abitazioni, nelle nostre convivenze forzate e poi riordinate in un qualche equilibrio. In questa quaresima i segni ci sono stati. E quali segni? Pensiamo alla Via Crucis, pensiamo a tutte le volte in cui Cristo ha sofferto, è caduto e poi è morto in croce. E pensiamo per forza alle tante vittime di questa tremenda pandemia planetaria. Pensiamo alla processione di Cristo morto e mancata, ma io ho subito fatto un collegamento. La processione dei camion e dei carri dell'esercito che trasportavano tante bare nel Nord Italia verso destinazioni di forni crematori sconosciute, di tanti crocifissi del tempo di oggi, e dove sono andati a finire? Sono stati bruciati? Torneranno le urne cinerarie? Chi lo sa?
Poi penso alla pietà. E beh, è accanto alla pietà del Michelangelo o del Cozzoli, perché non possiamo mettere la pietà di tante donne che hanno pianto quali madri i loro figli e di tanti figli che hanno pianto i loro genitori? Un saluto prima di entrare in ospedale e una comunicazione telefonica della morte. Le pietà quest'anno sono state vissute in casa, nelle prime chiese, nei focolari domestici, dove la gente nel silenzio e nel pianto composto ha invocato il Signore e ha chiesto la grazia di continuare ad andare avanti. Poi c'è una stazione della Via Crucis che dice che presero di forza un cireneo perché aiutasse a portare Cristo e a portare di Cristo la sua croce. Il Papa ha parlato dei santi della porta accanto, i medici, gli infermieri, le forze dell'ordine, tutti i volontari, tutti coloro che per amore, amo pensare la quasi totalità, per lavoro una parte, costretti anche una parte, stanno lì a portare la loro croce e la croce degli altri, stanno lì ad assistere chi sta male con il timore in agguato che possano essere contagiati. Sono, direbbe Don Tonino, i cirenei della gioia. Sono coloro che, bardati di tutto punto, sorridono con gli occhi, neanche con lo sguardo, perché hanno la mascherina. Quindi, se ci fate caso, miei cari, questa Quaresima ne ha avuti di segni. Forse dobbiamo abituarci, anche per il futuro, a non fissarci nei canoni tradizionali delle icone statiche quaresimali, a far sì che le statio quaresimali di ogni anno possano essere sostituite dalla novità del tempo presente. Perché ricordatevi che il tempo del presente è sempre il tempo dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo in qualche maniera parla e ci parla. Oggi è Pasqua, lo dico a chi non se ne è reso conto. Oggi è Pasqua, lo dico a chi non la percepisce. Oggi è Pasqua per quelli che sanno che da calendario è Pasqua, ma forse oggi o domani la loro vita non è che cambierà di chissà quanto. E allora, perché sia Pasqua, lasciamoci guidare dalla parola di Dio, quella parola che ci ha condotti per mano nel cammino dei 40 giorni, quella parola ancora una volta ci insegna a vivere questo giorno solennissimo. Le tre letture che abbiamo ascoltato, le letture veterotestamentarie, ci danno una appropriata e singolare definizione di Pasqua. Prima lettura: Dio crea il cielo e la terra, Dio crea gli animali, Dio crea le piante, Dio crea la natura e, annota l'Evangelista, vide che era cosa buona. Poi crea la persona umana a sua immagine e somiglianza. E dice l'autore biblico, Dio vede che era cosa molto buona. E il settimo giorno si è riposato, la domenica. Cos'è la Pasqua, miei cari? La Pasqua è la nuova creazione. La Pasqua è la nuova nascita. La Pasqua è la festa che ci ricorda che agli inizi dei secoli e del tempo
e della storia, Dio ha creato un mondo bellissimo, straordinario, dove gli animali dialogavano con le persone, erano tutt'uno con il mondo della natura, dove non c'era contrapposizione, dove non c'era odio, dove non c'era calpestio alcuno, dove non c'era devastazione. La Pasqua oggi faccia memoria a tutti noi di questa terra irriconoscibile. Se il Padre Eterno scendesse in questo momento, si scandalizzerebbe di noi. Ma che cos'è questa terra? Ma che cos'è questo mondo? Ve l'ho consegnato così bello, una cosa obbrobriosa. Dalla terra viene il male, dalla terra vengono le catastrofi, dalla terra vengono i virus, dagli animali, in relazione con le persone e in relazione con la terra, una relazione bistrattata, non più armonica. Da questo rovesciamento di ruoli, da questo capovolgimento di situazioni, nasce il male nel mondo. Si chiama virus, si chiama guerra, si chiama odio, si chiama potere, si chiama ricchezza. Tutto questo è devastazione. La Pasqua è la ricreazione, un mondo che deve tornare a diventare tutto quanto la creazione, immagine somigliante di Dio. Secondo, abbiamo ascoltato il racconto di Abramo, al quale Dio ha chiesto di sacrificare come prova della sua fede suo figlio Isacco. La Pasqua è prova. La Pasqua è prova. Miei cari, come siete messi a fede? Come state messi a fede in Dio in questi giorni? Cosa avete pensato di tutti questi morti? Qualcuno per caso ha detto che è colpa di Dio? Qualcuno per caso ha affermato che il Signore fa silenzio come ad Auschwitz o come nelle altre guerre? La Pasqua è prova, perché la fede va provata, va assaggiata, dice il salmista, come oro nel crogiuolo. Allora, miei cari fratelli e sorelle, non è forse arrivato il momento, oggi che è Pasqua, di rivedere la nostra fede? Anche perché ci siamo resi conto che quando la nostra vita fino a 3-4 mesi fa era bene o male normale e ordinaria, non c'erano delle preoccupazioni, la nostra fede andava tranquilla, non c'erano degli scossoni. Oggi che abbiamo tutti paura, solo la fede ci salva. Ma cominciamo a contarci, chi c'ha veramente fede tra di noi? Chi ha fede tanto da pensare che dopo questa pandemia ci sarà la Pasqua del mondo? Chi ha questa fede? La Pasqua è prova, la Pasqua è verifica, la Pasqua è la dimostrazione che vogliamo bene a Dio e crediamo che Dio non ci lascerà mai, neanche in questo momento. Voglio tuo figlio Isacco, voglio il tuo cuore, voglio quello che hai di più bello. Abramo poteva rispondere: Signore, che già ho avuto difficoltà per avere sto figlio, tu me l'hai dato e ora te lo riprendi? Ma che razza di Dio sei? Ma in quale Dio io credo? Dio ci prova, Dio ci mette alla prova, attenti ad un eventuale fraintendimento. Il Covid-19 non è opera di Dio, non viene da Lui, né è uno strumento perché Dio
voglia sapere da noi la fede che abbiamo in Lui. Niente di tutto questo. Il Signore, come ha pianto la morte del suo Figlio insieme con lo Spirito Santo, così piange la morte di tanti, tanti, tanti che in questo periodo stanno lasciando questa terra. Il Signore non c'entra nulla con quanto accaduto, però a Lui interessa sapere come sta reagendo questo popolo che io ho creato. Si sta affidando a me? Crede veramente in me? Oppure ha abbandonato la fede? La Chiesa ha detto che bisogna pregare in casa, ma questo popolo sta pregando in casa? Si sta affidando a me? Terzo, il passaggio nel Mar Rosso, Pesà in ebraico. La Pasqua è passaggio. Il popolo ebraico questo lo sa bene. Ogni volta che gli ebrei celebrano la Pasqua, ricordano il passaggio dalla schiavitù egiziana alla libertà della terra promessa, che è la terra di Canaan. L'esodo, questo spazio, è durato 40 anni, 40 anni di deserto, 40 anni di prova, 40 anni di proteste. Abbiamo dimenticato mica le cipolle d'Egitto? Certo che lo ricordiamo. Il popolo si è lamentato e poi si era stancato di mangiare questa manna dal cielo e poi voleva bere. Una protesta continua. E Dio cosa fa nella lettura che abbiamo ascoltata? Dio fa passare il popolo di Israele nel Mar Rosso di fretta e stermina il popolo egiziano. C'è una contrapposizione di numeri, di forze e di potenze, ma gli israeliti vincono perché hanno il Signore dalla loro parte. La Pasqua è passaggio. Cosa vuol dire per noi passaggio oggi? E beh, per forza di cose, tutte quelle certezze che avevamo fino a 2-3 mesi fa e stanno cadendo. È passaggio dalle certezze umane all'unica certezza di Dio. È passaggio dalle nostre sicurezze alla terra che ci sta tremando sotto i piedi. È passaggio dalle sicurezze tecnologiche, monetarie, finanziarie, dei popoli più grandi, al fatto che siamo tutti sulla stessa barca, africani, europei, asiatici, americani, australiani. Miei cari fratelli e sorelle, la Pasqua oggi chiama in causa il passaggio, come abbandonare tutte quelle schiavitù. In questi giorni, costretti a casa, quanto ci siamo mortificati, quante cose avremmo voluto fare e ci è stato ordinato di non farle. E quindi poi ci siamo resi conto che in realtà non erano proprio necessarie. La Pasqua è il passaggio dall'effimero al sostanziale. La Pasqua è il passaggio da ciò che non conta a ciò che è vero. La Pasqua è il passaggio da quelle amicizie che vedi per strada al ritrovo in famiglia, un padre, una madre, i figli. Siamo stati costretti. Sembra quasi che siamo stati costretti a volerci bene. Finalmente padri e madri si sono incontrati, figli tra di loro anche. Finalmente si è cominciati a parlare. Chiediamo al Signore che non esageri con questo tempo, perché prima o poi si meneranno. Diciamo che in questo tempo abbiamo imparato la bellezza della famiglia. Anche perché, lo sappiamo,
La Pasqua ebraica inizialmente si viveva in casa, era quella la loro chiesa. Chiudo, miei cari fratelli e sorelle. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ancora una volta è un annuncio nuovo, un annuncio straordinario, tanto straordinario che c'è stato un terremoto e un angelo dal cielo è sceso sulla terra e ha annunciato alle donne: il Signore è risorto, andatelo a dire a tutti, al mondo intero. Annota l'Evangelista: abbandonato in fretta il sepolcro, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli con timore e gioia grande. Chiudo. La Pasqua per me oggi è timore e gioia grande. Timore. Continua il timore per il virus, per il contagio, per come sarà dopo, per quello che faremo in futuro, perché non sarà più lo stesso, perché dobbiamo cambiare tante cose. Il timore. Le donne annunciano la risurrezione con timore, che non è una mezza Pasqua, è la Pasqua vissuta col timore. Però gioia grande. Portiamoci questa gioia delle donne nel cuore. E se mi permettete, andrà tutto bene con l'arcobaleno, togliamocelo dalla testa. Se dobbiamo inventarci delle mascherine, scriviamo sulla bocca: il Signore è veramente risorto. Andrà tutto bene, mi sa, di caso, di fato, di destino. Non sopporto questa frase. Il Signore è la nostra vita. Questo è l'annuncio da dare al mondo intero, con timore per quello che accadrà domani, ma con la gioia di avere il Cristo risorto nel cuore. Auguri a tutti. Miei cari fratelli e sorelle, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte, per risorgere con Lui a vita nuova. Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunziato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunziate a Satana. Rinunzio. E a tutte le sue opere. Rinunzio. E a tutte le sue seduzioni. Rinunzio. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore per la vita eterna. Amen. E ora, in questa veglia pasquale, eleviamo al Padre le nostre preghiere, le nostre suppliche, perché la speranza nel Cristo risorto illumini i nostri passi. E diciamo: Padre, sostieni la nostra speranza.
Padre, sostieni la nostra speranza. Per la Chiesa, perché annunci la lieta notizia del Signore, crocifisso e risorto, attraverso una testimonianza gioiosa e credibile, preghiamo. Padre, sostieni la nostra speranza. Per le famiglie, perché l'amore autentico fortifichi il rapporto genitori-figli, in modo da superare insieme la difficoltà e gli ostacoli, preghiamo. Padre, sostieni la nostra speranza. Per coloro che sono provati dalla sofferenza, perché nella fede del Cristo risorto trovino conforto e speranza, preghiamo. Padre, sostieni la nostra speranza. Per la nostra comunità, perché la luce della Pasqua guarisca le nostre ferite e vivifichi la nostra fede per essere testimoni gioiosi del Signore risorto, preghiamo. Padre, sostieni la nostra speranza. O Padre, con la Pasqua il peccato e la morte sono stati sconfitti. Donaci sempre la tua grazia, sostieni la nostra speranza, mantieni viva la nostra fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Sacramento.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, o di gloria del suo nome, per il bene nostro, la Santa Chiesa. Accogli, Signore, le preghiere e le offerte del tuo popolo perché questo santo mistero, gioioso inizio della celebrazione pasquale, ci ottenga la forza per giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. O santo, Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, il Collegio Episcopale e tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nella notte gloriosa della risurrezione del corpo del Cristo Signore. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti Lucia e Giuseppe e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo regno, tua potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore risorto sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
sostiene il mondo, dono splendido di grazia. Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita che per il mondo. Preghiamo. Infondi noi, o Padre, lo spirito della Tua carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali, viviamo concordi nel vincolo del Tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Al termine di questa celebrazione della veglia pasquale, faccio a tutti quanti voi i migliori auguri di una buona Pasqua, di una santa Pasqua, di una serena Pasqua. Fino all'anno scorso, dicevo, da viversi possibilmente in famiglia, qui non è possibilmente, forzatamente. E quindi che sia una Pasqua di pace, di serenità, di amore, di affetto. Rimane il fatto che fa impressione, cari che ci state seguendo, vedere la Chiesa vuota con una piccola porzione del popolo di Dio, fa veramente impressione. Quindi che questa pandemia finisca quanto prima, perché vogliamo di nuovo vedere la Chiesa strapiena di gente, che è il popolo di Dio che prega l'unico Signore. Un saluto particolare a chi sta a casa, a chi sta solo, un saluto particolare a chi sta bene in salute nel corpo, ma forse un po' meno nello spirito. Un augurio di pace e di speranza, soprattutto a quelle persone, perché il Signore assista loro ed essi non perdano mai la speranza. Chi si affida a Gesù Cristo vince e vince sempre. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione e ad ogni invocazione dite Amen. In questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita. Nel nome del Signore
Andate in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. Ancora auguri. Grazie altrettanto.